Bobby? Oh, cielo! Ti sostituiremo noi, quel vecchio paraurti! Ah, molto bene, meccanici! Potreste rimuovere il paraurti, per favore? Ma state attenti! Piano, piano! Sì, così! Fate attenzione, meccanici! Dobbiamo lavorare come una squadra! Oh, grazie, verde! Oh, mi dispiace tanto! Dovrete finire di sostituire il paraurti da soli, meccanici! Grazie, verde! Molto bene, meccanici! Dovrete lavorare come una squadra! Oh, ottimo lavoro, meccanici! È questo che intendevo con lavoro di squadra! Molto bene, Bobby! La presa, verde! Ciao a tutti! Io sono Geco! Noi stiamo andando a casa! Cosa? Quella è camioncina! Cosa succede, camioncina? Hai perso il tuo ciuccio? Non disperarti! Lo troviamo noi per te! Su, meccanici! Prova a cercare tra quei fiori rossi. Il ciuccio è lì? Non sarà dietro a quella siepe verde. Riesci a vedere se è lì? Deve essere qui intorno. Pace, camioncina! Non troviamo il tuo ciuccio da nessuna parte! Oh, Blu! Ben fatto! Lo hai trovato! Ecco qui, camioncina! Alla fine è andato tutto bene! Grazie a tutti voi per l'aiuto! Ciao! Ciao a tutti! Eric l'escavatore è qui per la revisione. Deve essere in forma e in salute per tutti gli scavi che deve fare. Chi vuole aiutarmi? Io credo che sceglierò... gialla. Lo so che vuoi giocare, ma sono sicuro che ti divertirai ugualmente anche lavorando. Iniziamo dando un'occhiata al tuo motore, Eric. Da una bella e sonora sgasata! Puoi fare meglio di così, Eric! Oh, oh, oh. Gran bella presa, gialla!
Ora passiamo a controllare i tuoi cingoli, Eric. Ultima parte della revisione, Eric. Ora vediamo come sta il tuo braccio escavatore. Serve un po' di olio, Gialla. Molto bene, Eric! Hai superato la revisione e ora sei pronto per molti altri scavi! Ti vuoi unire a loro, Gialla? Te l'avevo detto che ti saresti divertita! A presto con nuovi lavori e divertimento qui all'officina di Gecko! Bentornati all'officina di Gecko, amici! Abbiamo appena installato un sistema d'allarme di emergenza! Eh? Lì qualcuno deve essere nei guai! Svelta, svelta, Tilly, il carro attrezzi! L'escavatore! Credo abbia colpito una roccia! Guarda! Uno dei suoi cingoli è fuori uso! Oh! Oh, Blue! So che la tempesta fa paura, ma serve il tuo aiuto! Sarai coraggioso per noi? Oh! Non ci arrivo! E sono troppo grosso per passare lì dentro! Oh, cielo! Ci dobbiamo sbrigare! Penso che quella diga stia per cedere! Blue è abbastanza piccolo da passarci! Molto bene, Blue! Sei davvero molto coraggioso! Oh, no! La diga sta cedendo! Sbrigati, Blue! Oh, complimenti, Blue! Hai affrontato le tue paure! E guardate! Un arcobaleno! Saluti a tutti da Gecko! Ciao! Ciao a tutti! Bentornati all'officina di Gecko! Stiamo facendo un controllo a Bobby il bus! Abbiamo quasi finito! Io sono ancora quassù! Bobby! Bobby! Oh cielo, non riesci a sentirmi! Se solo riuscissi a... Oh! Mancato! E adesso? Oh! Oh!
Mi hai salvato la vita! È tutto ok, Bobby. Non lo sapevi e nessuno si è fatto male. Grazie per il vostro aiuto, meccanici. Ah, come farei senza di voi! Ciao! Oh, ciao a tutti! Io e Blue stiamo andando a prendere un albero di Natale per l'officina. È Bobby il bus! È bloccato! Questa cioccolata calda ti scalderà! Non preoccuparti, Bobby! Presto sarai di nuovo libero! Così non va bene! Sganciaci, Blue! Dobbiamo provare qualcos'altro! Oh no! Ora anche Tilly è bloccata nella neve! Oh, caro Blue! Ora siamo bloccati anche noi! Non essere triste, Blue! Qualcuno ci aiuterà! Intanto questa cioccolata calda ci scalderà! Oh! Guarda! La cioccolata calda ha sciolto la neve! Ho avuto un'idea! Sì, funziona! Arriviamo, Bobby! È tutto a posto, Bobby! Ma ora che cosa ne facciamo di questo albero caduto? Perfetto! E buon Natale a tutti voi! Andiamo, meccanici! Tocca a Fiona l'autopompa oggi! Wow! Sono Weasel la donnola, proprietario del nuovo Le ruote di Weasel. Totale automazione per una veloce riparazione. Salve, signor Weasel! Io sono Jacko! Oh? Oh, ecco il mio primo cliente! Non ce n'è per nessuno! Le ruote di Weasel è il numero uno! Ci vediamo, Rana! Oh. Il mio nome è Jacko! Bene, Fiorella! Non ci vorrà molto! Non sono sicuro con quale pulsante si avvii il servizio! Premendoli tutti qualcosa accadrà! Alla prossima, Felicity! È stato davvero veloce! Oh, cielo! Non sembra stare bene! Vieni, Fiona! Diamo un'occhiata! Ah, ecco il problema! Weasel era così preso da fare le cose di fretta che ha messo del sapone nel tuo serbatoio dell'olio! Fatto, abbiamo risolto il problema. Ora Fiona corre senza più bolle. Sono certo di aver premuto il pulsante giusto. Ops! Ci vediamo presto all'officina di Jacko. Ciao! Ciao a tutti! È il compleanno di Verde e ci stiamo preparando per la festa in spiaggia. Preso! Sono palloncini ad elio, fluttuano verso l'alto. Ah, è già tutto pronto. Aspettiamo solo che Fiona l'autopompa porti la torta di compleanno di Verde. Attenzione, Fiona! Non guidare!
sulla sabbia bagnata! Svelta! La marea si sta alzando! In qualche modo ti tireremo fuori, Fiona! Possiamo sollevarla grazie ai tuoi palloncini, Verde! So che adori i tuoi palloncini, ma Fiona ne ha davvero bisogno! Possiamo usarli, Verde? Ha funzionato! Ha funzionato! Ha funzionato anche troppo! Sta volando via! Sì, ci sono! Su! Su, meccanici! Ottimo lavoro, meccanici! Ed ecco che arriva anche il resto degli invitati! Sono felice che siate venuti tutti! Grazie per aver condiviso i tuoi palloncini! E buon compleanno, Verde! Evviva! Ma cosa sarà mai successo qui? Mamma mia! È tutto intero? Ho reso Vicky il furgoncino dei gelati più veloce del mondo! Ma è partita a razzo ancora prima di darmi un gelato! Oh, bisogna fermare Vicky prima che causi ancora altri danni! Eccola che arriva! Pronto, Blu? E così adesso darà a lui il mio gelato. Io odio i razzi. Andiamo, meccanici. Vediamo se Weasel sta bene. Ci vediamo presto. Ciao. Forza, Verde. Carichiamo tutta questa roba vecchia su Tilly! Ops! Scusa, Gialla! Il vecchio divano deve andare alla discarica! Non possiamo tenerlo! C'è tutta la famiglia Camion! Mamma Camion? Mamma Riciclo e Camioncina! Oh no! Povera Camioncina! È stato un atterraggio duro! Se solo ci fosse un modo per renderlo più morbido! Cosa c'è, mamma? Hai avuto un'idea? Huh?
camioncina. Dovresti atterrare sul morbido stavolta. Non c'è di che, camioncina. Oh, grazie, mamma riciclo. È sempre bello creare qualcosa di nuovo usando qualcosa di vecchio. Siamo quasi all'officina, meccanici. Wow! Qualcuno sta lasciando rifiuti lungo la strada. Ce ne sono tantissimi e mamma riciclo non sembra contenta. Andiamo. Se seguiamo la scia, scopriamo chi li sta lasciando. La scia va a sinistra. È Dylan, il camion dei rifiuti. Con il portellone rotto sta perdendo i rifiuti. Ma la musica è così alta che non se ne accorge. Amici, bisogna abbassare il volume della musica. Risolviamo la situazione con il riciclaggio. Utilizzare le cose usate è un vantaggio. Dylan! Dylan! Il tuo portellone è rotto. Ma non preoccuparti, lo aggiusterò io. Mentre mamma riciclo e i meccanici smistano i rifiuti. Oh, ecco fatto! Come va la raccolta differenziata? Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Geco! Dylan, fa più piano! Mi passeresti una chiave inglese blu? Oh? Non è una chiave inglese blu, è un cucchiaio di legno. Questa mi sembra camioncina. Mi chiedo per cosa sia così elettrizzata. Ah, le ruote di Weasel, ha il piacere di presentarvi il suo nuovo fantastico elettromagnete. Oh, oh! E ora come si spegne? Oh no! Oh! Oh no! Il signor Weasel ha problemi calamitosi! Va tutto bene, Geco! E se solo tu staccassi la corrente girando quel bullone lì? Blu! Fermo! Un magnete attira tutto ciò che è fatto di metallo! Oh no! Meccanici! Oh, lo so, mamma riciclo. Devo staccare subito la corrente, ma non posso usare strumenti di metallo. Ma certo! Il cucchiaio di legno! Va tutto bene, amici! Con un po' di ingegno vi libero grazie a un cucchiaio di legno! No! Quell'aggeggio non funzionerà! State tutti bene? Oh, fantastico! Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Geco! Ciao! Ehi, è Max, il Monster Truck! Che possiamo fare per te oggi? Oh, vorresti somigliare al tuo eroe, King Crush! Credo che si possa fare, Max! Ora prendo i miei attrezzi!
Meccanici, intanto iniziate voi. Tutti gli attrezzi? Meccanici! Che cosa avete fatto? Oh, per voi sarà anche fantastico così! Ma non è quello che Max voleva! Non preoccuparti, Max! Sistemeremo tutto! Soddisfatto all'officina di Geco. Ci vediamo presto! Oh, guardate, meccanici! C'è la famiglia Camion! Buongiorno a tutti, amici! Oh, la tua barca a vela è davvero stupenda, camioncina! Oh no! Uno pneumatico! E sta andando dritto contro la barca di camioncina! Grazie, mamma Camion. Ora dovremmo riciclare quel vecchio pneumatico. Aspettate! Guardate! Altri rifiuti! Chissà da dove arriva tutta questa spazzatura. Dobbiamo scoprirlo. Tu resta qui, Gialla! Devi proteggere la barca! Guarda, ancora rifiuti! Ma da dove potrebbero arrivare? Signor Weasel, ma che stai facendo? Oh, ciao, Geco. Sto cercando di liberarmi di tutta la mia spazzatura. Ma i freni si sono incastrati! Non dovresti buttare i rifiuti nel fiume, signor Weasel. Oh no! Sta andando verso camioncina e la sua barca! Così li colpirà! Aiuto! Aiuto! Non dovresti buttare i rifiuti nel fiume, signor Weasel, altrimenti lo inquini! Stavi per distruggere la barca giocattolo di camioncina! Una barca? Non gioco con una barca da quando ero una giovane donnola! Forse mi è venuta un'idea! Lo sai, la spazzatura può essere riciclata! Si possono creare bellissime cose dai vecchi rifiuti! Ti faccio vedere! Forza, marinai! Levate subito l'ancora! Attenzione! È in arrivo la bellissima barca di Weasel! Oh, è davvero divertente! E questo era l'ultimo! Finalmente il fiume è di nuovo pulito! Ci vediamo la prossima volta! Ciao! Bene, meccanici! Max vorrebbe migliorare nel salto, quindi dobbiamo dare più potenza al suo motore! Hehehehe.
vedere chi ha bussato, per favore? Chi è? Spero tanto che apprezzerai il mio piccolo regalino, Jacko. Che cos'è? Un regalo? Chissà chi me lo manda? Wow! Un nuovo Creak per auto! Dai, proviamolo subito! Visto che ho messo una molla in quel Creak, penso che lo troverai un po' rimbalzante! Meccanici! Grazie mille, meccanici! Ho l'impressione che quel Creak non funzioni molto bene! Aspettate un attimo! Coraggio, Max! Prova a saltare! No! No! Visto? Tutto può servire a qualcosa! Ottimo lavoro, meccanici! È il momento di ridipingere l'insegna, meccanici! Blu, puoi andare a prendere la vernice verde e salire insieme a Gialla sul tetto? Oh, cielo! Fiona ha preso una botta sul paraurti! Forza, vieni dentro e ripariamolo! Verde, abbiamo bisogno della colla extra forte, per favore! Verde. Oh, blu e gialla devono aver preso la colla. Presto, rosso, sali subito sul tetto. Oh, povero rosso. Dovremo salire sul tetto in un altro modo. Oh, cielo! Che situazione appiccicosa. Dobbiamo liberarvi da lì prima che la colla si asciughi. Fiona, possiamo usare il tuo tubo, per favore? Non preoccupatevi, meccanici, presto sarete liberi! Ottimo lavoro, meccanici! Io e Fiona sembriamo entrambi nuovi di zecca! Benvenuti alla grande corsa, dove io, Wilbur T. Weasel, dimostrerò di essere il meccanico migliore e più veloce della città! Con il mio turbo, potente, Monster Truck! Sta tranquilla, Tilly! Non ci serve un motore speciale per vincere! Tu non mi hai mai deluso prima d'ora! Molto bene, Jacko! La gara avrà inizio quando quella luce diventerà verde! Pronti? Partenza! Via! Vai, vai, Tilly, vai! Non vedo l'ora di ricevere la scintillante medaglia del vincitore! Starà benissimo con il mio scintillante orologio! Bravissima, Tilly! Calma e decisa! Attivare la turbopotenza! Non fermarti! Dobbiamo correre a salvarli, Tilly! Oh,
stiamo affondando! Oh, aiuto! Non preoccuparti, signor Weasel! Ti tireremo subito fuori da lì! Oh. Ah. Ecco, suppongo che tu abbia vinto onestamente, Jacko. Ma la prossima volta sarò io il vincitore della gara. L'officina di Jacko vi aspetta per nuove avventure. Ciao, ciao! Oh, sei arrivato un po' in anticipo? No! Meccanici! Eric è molto impaziente di essere riparato! Coraggio, dormiglioni! Dovreste essere pieni di energia, vi siete ricaricati tutta la notte! Forza, iniziamo a riparare Eric, così potrà ripartire! Cosa gli prenda oggi? Oh? Oh, hai ragione, Eric! La loro stazione di ricarica non era attaccata! Non c'è da meravigliarsi che siano stanchi! Su, coraggio, dormiglioni! È ora di ricaricarsi! Oh, scacco matto! Meccanici, le vostre batterie sono di nuovo cariche! Quindi, mettetevi tutti al lavoro! Abbiamo finito! Ciao, ci vediamo presto, amici, qui all'officina di Jacko! È Dylan, il camion ribaltabile! Cosa possiamo fare per te? Hai qualche problema con il tuo cassone? Forza, al lavoro, meccanici! Forse ho capito! Il tuo cassone si ribalta da solo? Fammi dare un'occhiata! È necessario cambiare il pistone. Abbasso la leva, così non si ribalterà più. Vado a prendere un pistone nuovo, risolverà il problema! Oh. Eh? Come ha fatto la leva a rialzarsi? Oh! Allora siete stati voi a rialzare la leva! Oh, tranquilli, avete fatto bene a divertirvi! Ora però mettiamoci subito al lavoro! Il tuo nuovo pistone è montato, Dylan! E mi è anche venuta un'idea per riutilizzare quello vecchio! Ah, molto bene, meccanici! Ho finito! Guardate che bello il vostro nuovo scivolo! L'ho costruito usando il vecchio pistone di Dylan! Ah!
Piu! Che bello, per fortuna ha smesso di piovere. Ora possiamo dedicarci al picnic. Queste parti. Kata è il mio nome e il soccorso è la mia missione. Sono qui per tenere tutti al sicuro. Ciao, Kat! Io sono Jacko e loro sono i miei meccanici. Stiamo per fare un picnic. Ti andrebbe di unirti a noi? Oh! Avete anche tramezzine al tonno? Credo proprio di sì. Ne sono rimasti ancora, Tilly. Tilly! Oh no! C'è troppo fango! Tilly sta scivolando via! Vamos, Elena! Tilly ha bisogno del nostro aiuto! Non riesco ad agganciarla! Oh! Resisti, Tilly! Continua così, Blu! Fatto, Tilly. Siamo stati un'ottima squadra, Jacko. Sì, hai ragione. Grazie dell'aiuto, Kat. Ecco, ho finito, Fiona. La tua nuova scala è pronta. Esercitiamo a fare delle acrobazie. Guarda come siamo brave! E ora guardate questa! Sta attenta, Kat! Oh no! Da quella parte! Stai bene, Rosso! Jacko! Sarà impossibile atterrare senza gli sci! Oh no! Presto, meccanici! Dobbiamo aiutarla! Per favore, andate a prendere quelle ruote! Puoi avvicinarti un altro po'? Ci sto provando! Ci sto provando! Resisti, Jacko! Blu, prendi gli sci! Mi è venuta un'idea! Adesso, Blu! Siamo riusciti ad atterrare. Muchas gracias per l'aiuto, Jacko. È stato un piacere, Kat. Fa tutto parte del servizio. Siete bravissimi, meccanici. Oh! Oh, per tutti i cacciaviti a croce. Sembra che qualcuno stia piangendo. Guardate, ci sono Max, il Monster Truck, e sua sorella più piccola, Molly. Andiamo ad aiutarli. Ciao, Max. Ciao, Molly. Ah, oh, la giostra girello non gira più. Tranquilla, Molly. La faremo girare di nuovo. Guardate, c'è la famiglia Camion! Ciao, camioncina!
Ti serve aiuto per far volare l'aquilone? Forse mi è venuta in mente un'idea! Meccanici, ci serve un po' di olio e una chiave inglese! Molto bene, meccanici! Ora spingete! Vediamo se ho avuto una buona idea. Siete pronti, meccanici? Fate piano questa volta. Funziona! Ottimo lavoro, meccanici! Ah, bene, si stanno divertendo tutti. Ora, Max! Oh, che cos'è questo rumore super fastidioso? Ottimo atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente! Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco! Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero, Molly? Resta qui! Arrivo! Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Geco. Sta a vedere! Ho quasi fatto, Max! Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi! Oh no! Molly sta saltando un po' troppo! Dobbiamo fermarla subito! Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Adesso, attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly! So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore! Sistemiamo quelle molle, va bene? Molly! Geco crede di poter montare delle molle migliori della mia. Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve. Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti. C'è una buca laggiù! Chiederò al camion dei rifiuti Dylan e a Eric l'escavatore di ripararla! Oh, accidenti! Sembra che l'autobus Bobby sia nei guai! Per tutti i bulloni! Ha avuto un incidente! Tiriamolo fuori, Tilly! Non preoccuparti, Bobby! Ti rimetteremo a nuovo e tornerai presto in strada! Porte dell'officina, apritevi a tutta velocità! Dobbiamo aiutare un amico in difficoltà! Dobbiamo scoprire qual è il problema. Per prima cosa controlleremo i tuoi occhi. Tocca a voi, meccanici! Non è questo, i tuoi occhi ci vedono bene. Controlliamo le tue ruote! Sembra che neanche le tue ruote siano il problema. Finalmente ho capito! Hai un semiasse piegato! Non preoccuparti, te lo aggiusteremo in un batter d'occhio! Adesso riuscirai ad andare dritto!
Il tuo asse è tornato come nuovo! Sono felice di aver risolto il tuo problema! È così bello poter aiutare gli amici! Per tutti i cacciaviti a croce, meccanici! La porta dell'officina è incastrata per bene! Sei stata tu, Tilly? Guardate, è Trevor il trattore! Oh, sembra che ti serva il nostro aiuto! Seguimi! Per tutti i bulloni! Ho capito qual è il problema di Trevor! Dobbiamo aggiustare i tuoi ingranaggi! Meccanici, ho bisogno che mi portiate un po' di olio e... la chiave inglese extra large di nonna Geco! C'è bisogno di muscoli super forti per sollevare questa chiave inglese! Ah, fatto! Così va molto meglio! Per fortuna è stato semplice aggiustarli! Metti in moto, Trevor! Hai bisogno di forti ingranaggi per trainare tutto quel peso! Forse Trevor potrebbe aiutarci con la nostra porta! Tirate, amici! Evviva! Ottimo lavoro di squadra! Ci vediamo presto, Trevor! Ciao! Ehi, ciao a tutti! Bentornati all'officina di Geco! Oggi è una giornata tranquilla! Stiamo facendo le pulizie di primavera! Oh, che cosa sarà mai questo rumore? Bobby il bus? Non sembri stare bene. Andiamo, facciamo subito un controllo. Oh cielo, Bobby non sta per niente bene. Vediamo se riusciamo a capire cosa non va. Forse il radiatore ha bisogno d'acqua! Svelti, svelti, meccanici! Ai! No! Queste non sono stelle! Aspetta un momento! Oh. Ah-ha! Povero Bobby, ha una perdita d'olio! L'olio serve a far girare bene il motore! Adesso la ripariamo! Abbiamo trovato il problema, niente paura! C'è una perdita di olio dalla tubatura! Verde salderà il danno in pochi istanti, con tante scintille molto brillanti! E un bel cerottino terrà pulita la tua bua! Urrà! Bel lavoro, Blu! Bel lavoro, Verde! Adesso ti senti meglio, Bobby? Un altro cliente soddisfatto! È tutto per oggi! Ci vediamo la prossima volta all'officina di Geco! Ciao! Ehi, ciao a tutti! Sono Geco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Oh no! Barry ha avuto un incidente! Presto, meccanici!
Andiamo ad aiutarlo. Su, su, Tildy carro attrezzi. Non preoccuparti, Barry. Ti tiriamo subito fuori da lì. Blu. E adesso facciamo subito un controllo. Ma che strano! Il tuo motore non parte. Ah, Carrie è venuta a incoraggiare Barry. Davvero adorabile. Achiu! Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry. Ecco perché il motore non partiva. È bello quando c'è il supporto degli amici. Ci può aiutare a guarire molto più in fretta. Il pesciolino è sano e salvo adesso. I suoi amici dovevano essere molto preoccupati. È bene quel che finisce bene. Ci vediamo presto! Ciao! Oh! Ehi, ciao a tutti! Vicky, il furgoncino dei gelati deve essere riparata. Stiamo giusto finendo gli ultimi ritocchi. Grazie, Gialla! Per favore, mi porti un cacciavite? Attenti, meccanici! Quel tubo contiene aria fredda come il ghiaccio! È così che Vicky congela i suoi gelati! Oh! Gialla! Non toccare quel pulsante! Grazie, meccanici! Mi avete salvato! Adesso finiamo di riparare Vicky. Grazie, Vicky! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi siamo indaffarati! Camioncina e Max sono venuti a fare il cambio gomme! Ma dov'è Max? Oh, ciao, Max! Svelti, svelti, meccanici! Gialla! Oh, Gialla ha battuto forte la testa! Quindi tocca a voi, blu e rosso! Sembra che abbiate confuso le gomme. Non fa niente. Tutti possiamo sbagliare. Dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme. Oh, non preoccuparti, Max. Presto riavrai le tue.
cucina. Sappiamo che ti stai divertendo. Ma quelle sono di Max. Gliele vogliamo ridare adesso? Ah, brava camioncina! È molto importante restituire sempre le cose prese in prestito! Ci vediamo presto! Ciao!